Quindi ragazzi, avevo da tanto voluto portare questo gioco e adesso è uscita anche la seconda parte, quindi vabbè, sono in ritardo. Amen. Iniziamo la campagna di The Last of Us Remastered. Farò ovviamente anche la campagna Left Behind, chiaramente dopo che ho fatto Sì, questa. certo. E sì, come avete sentito qua, è tornato dopo. La quarantena. Sì, la quarantena, ormai sono 5 mesi. L'ultimo video che Esatto. abbiamo fatto insieme era stato 5 mesi fa, il finale di Modern Warfare 3. Se non l'avete visto, correte pezzi di me. No, dai. Che poverini, poi si offendono. Esatto. Ok, allora, noi iniziamo. Ho poche alternative. Va bene. Sì, normale che anche. Forse sarò rincoglionito io, però. A giocare, dico, però. Anche a normale, certe volte ha rotto i coglioni. Ok. Ok, è partito. Ho messo i sottotitoli. No, hai fatto bene. Sì, Tommy, ascoltami. È il committente. E lui è il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco. Ok, ne parliamo domani. Ok. Ne parliamo domani. Sì, ciao. Ehi, fratello. Giornata non lavoro, eh. Che fai qua a sveglia tardi? Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere Minecraft. Tesoro, saprei quello. Ma è ancora oggi. È ancora oggi. Ma è ancora oggi. Quanto avrà con la bambina? 12 anni? Che cos'è? Il tuo compleanno? Più o meno. Sì. 12-13, vabbè. Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che. Ti piace? Tesoro, sai. È Cosa? stupendo. Credo No, sia dai. solo. Cosa? No. Ah, pezzo di merda. Dove hai preso i soldi per questo? Non lo vuoi Droghe. sapere. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora però iniziare a aiutarmi con il mutuo. Sì, hai Ah, ragione. sì, credo che il sogno l'assumerebbe. Esatto, subito. Crollata di nuovo. Madonna, e sono pesante lei, eh? Ma Cioè. infatti, è come un sacco di patate la trascinata e lui è No. rimasto lì con le mani in faccia a dormire, boh, Sì, bene. va bene. Ok, che Suona il succede? telefono. Sarà il committente, può darsi. Boh. Boh. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Ok, quindi la merda inizia da qui. Devo parlarti, ci sono dei. Fanculo la Sì, linea. Tommy. Pronto? Ci sono dei. E ci sono Ci dei in sono giro, dei, c'è Zeus. infatti. Vabbè, quindi la merda inizia da qui, insomma. Cosa Ok. voleva dire? Bella domanda. Il buongiorno si vede dal mattino, questo è un buongiorno. Il telefono è morto. Ma questo non è il mattino. Più o Cioè, in meno. teoria In sì, teoria però esatto, lasciamo però. stare, è una questione Esatto. di punti di Il vista. telefono è morto, va bene. Madonna, anche lei non sembra sveglissima, eh. No, aspetta, aspetta alla porta, voglio vedere un attimo in Cavolo, giro. mi sono scordata di dargli. Congratulations. Cristo, ah, ok, no. Caro papà, vediamo, non ci sei mai, odi la musica che piace a me, detesti i miei film preferiti e nonostante ciò in qualche modo riesci a essere il miglior papà di sempre. Ogni anno, come fai? Buon compleanno, papi, ti voglio bene, Sara. Secondo me è perché le droghe pesanti, oltre a venderle, le assume, quindi. Esatto. Vabbè. Ma esatto, chi è che non le vende che Sì, assume? vabbè. Infatti. Qui nulla. Niente praticamente. Vabbè, c'è solo la porta. Il Con telefono. cautela. Ah, non fa andare più veloce di così, guarda. La palla? Oh, che bella la palla. Apri la porta. E niente. Papà! Dobbiamo cercare.
Il nostro papà. Sì. Oddio, detto così sembra strano, sì. Però qua dentro che c'è? Mi stai salendo, lo starnuto. Aspetta. Ok, è andato via. Picco di ricoveri negli ospedali della zona, aumento del 300% dovuto a una misteriosa infezione. Il coronavirus anche lì è arrivato. Sì, esatto, stavo per dirlo io. L'FDA amplia la lista delle coltivazioni contaminate. Bene, cioè, tipo Chernobyl. Previsti massicci ritiri dal mercato. Polizia, donna impazzita, uccide marito e altre tre persone. Tutto normale, quindi. Almeno qua. Al telegiornale ne parlano, esatto. Di solito come se fosse una cosa normalissima. Questo che è? Papà. Anna 3. No, non è quello il tuo papà. Prima di scendere le scale voglio vedere cos'è che c'è lì. Qua sopra ci sono fogli. Nulla di utile? Nulla di utile. Ma te, muovere un po' quel culetto, no? No. C'è la televisione accesa. Oh, bene! In diretta proprio. Esatto, che cazzo succede? Adesso si dovrebbe essere cagata. Ecco, vedi, si è cagata in mano. Esatto. Adesso dovresti muoverti un pelino più velocemente, no? Speriamo. Cristo, io divento vecchio. Qui nulla, non c'è una sega, c'è solo il televisore. Ecco, adesso è proprio terrorizzato. Non so se la senti tu attraverso la cuffia. È perché anche se la cuffia la porto solo io, ragazzi, l'isolante qua è poco potente, quindi si sente. Cos'è? Oh, bene, la pula. Qui si esce. Non credo che sia la cosa migliore. Ma sì, e comunque non fa neanche aprire la porta. Esatto, non c'è il triangolo, quindi non fa uscire. Nulla, non vedo una sega. No, non c'è proprio niente. Può darsi che dobbiamo tipo aspettare, basta, non lo so. Ho sentito. C'è il telefono, c'è il telefono. Vibra. Che? Sì, ma se ti muovi così tuo padre compie gli anni di nuovo. Sì, esatto. È la Madonna. Ah. È merda seria allora. Sì, infatti. Sto arrivando. Ok, quindi Tommy ci sta raggiungendo. Almeno questo. Questo che è? E se va il suo compleanno, vai. Stasera torno a casa tardi, ordinati pure da mangiare, ci vediamo domani mattina. Ah, ok. Beh, sì, in realtà era ancora il giorno prima. Infatti. Non era dopo. Vabbè, lasciamo perdere. Che cazzo è questo cane di merda? Che non so se lo sentivi. A sì, me sì. Danno i nervi quando abbaiano senza motivo. Qui? Ma il padre dove cazzo è andato? Eccolo. Ah. Eccoti qui. Sì. Per ora. Insomma, sì. Ah, secondo me. Avvicinati alle porte. Resta indietro. Ci sono quelli aggressivi con la malattia. Con che succede? Sono i Cooper. Ah, Cooper? C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oh, Gesù! Mi hai fatto cagare. Ecco, mamma mia. Stava mestruando sul vetro. Diciamo che questa famiglia ha gli orari improbabili. Madonna. Ci avrebbe aperto il culo. Ascolta, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andare da qui. Mi hai capito? Sì. Sta succedendo qualcosa di brutto. Ci hanno quasi cannibalizzato. Non l'aveva capito. Non l'aveva capito. È arrivato Tommy. È arrivato Tommy. Cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Sei coperto di sangue. Minchia, coperto. Che cazzo è entrato in un maiale al macello? Esatto. No, non è un parassita, è un fungo. Ma fai tu, ha appena sparato al vicino, no, in diretta. Infatti. Cioè, ascoltiamo la radio. C'era il telefono che non funzionava, non so quanto prenda bene. Più che altro speriamo che quella che lavora alla radio non esploda, ecco, anche in diretta. Guarda, niente radio. È esploso il giornalista. Infatti. L'esercito sborra l'autostrada, oddio. Splendido, 71. No, 71. Non conosco le strade americane, a parte poche. Boh. La madre, cioè,
la cosa migliore da dire, no? Con una dodicenne in macchina. Non so se hai letto il sottotitolo tu. Sì, sì. Le strade americane io conosco la I-95 e qualche altra strada statale. Parlava di contea, quindi. Sì, sì. Vabbè, là hanno un sistema tutto sì, loro. Sono tutte contea, quindi. Oh, che bello. Non credo che lui... Cioè, lui se sta cuocendo. Ah, speriamo. Mi sa anche a me che sta cuocendo. O sta cuocendo, proprio... Siamo malati. Avresti già perso la testa, secondo me. Dicono che siano le persone in città. Noi non. Infatti ci ha quasi cannibalizzato. Lui lavorava in città. Lavorava. Adesso... Non si vede una sega, ma... Una luce in macchina. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Tira dritto, Toto. Simpatici. Vabbè. No, però effettivamente sai, quando ognuno, chiunque potrebbe essere messo così, li esatto. Posso capire. Oh, bene. Ma scusa, la cosa che non mi torna è, ci sono le strade deserte, siamo gli unici che stanno Ma io perché, ma per quale cazzo di motivo mi metto a parlare? Io per quale cazzo di motivo mi metto a parlare? Ma perché io mi metto a parlare? Oh, bene. Per quale cazzo di motivo io parlo? Perché? Perché parlo? Ma no, investilo, fai prima. Ciao. Non è che si è aggrappato qualcosa del genere? No, no. Ok. Oh, no, ok, credevo fossero tutti stronzi infetti, mi stavo già cagando. Adesso speriamo che non ci attacchino, che non vogliono scappare con noi, cose del genere. Tipo, levati dalle palle magari. Quel nero cammina tranquillo. Cazzo. Ma tutti contro il cofano vanno a sbattere, già siamo tipo in sette in autostrada, no? Che sbattono tutti lì. Sì. Oh, hai un cofano bello, si vede, vai. Porca puttana. Bello. Da dove è spuntato? Dal vicolo. Oh Gesù. Sento rumori che non mi piacciono. Allora, papà è morto. Tommy è morto. Lui non rimane nella sua vita. No, no. È vivo, è vivo. Il padre è vivo. Ah, è vero. Tommy, com'è? Via il parabrezza dalle palle, dai. Dobbiamo uscire di qui. Come l'ha rotto bene, oh. Tommy? Dove è andato? Ah, fanculo! No, non è Tommy. No, è vero. Mi ricordavo che aveva la maglietta arancione. È vero. Ok, quindi siamo tutti vivi. Chi più, chi meno, siamo tutti vivi. Infatti. Ma... Ah, bene, si è rotta la gamba, come minimo. Sì, si è rotta la gamba, lei. Ah, ok, non vedevo più la revolver, ho detto che cazzo l'ha persa. Ah, bene. Cioè, quindi abbiamo gli infetti in giro in mezzo a un normali. Esatto. Cristo. Ma sono tipo scappati dall'ospedale, mi sembrava prima. No, non lo so, cioè non ho idea. Cioè tipo alcuni erano. Bene, bellissimo. Ah, non mi sono mai fermato. Cioè correre, se questo è correre. Sai, infatti. Mi sa che oggi è secondo me si può fare del babbo. Esatto. Così. Oh, bello, quello è stronzi flambè. È infetto lui. Ti ha trapassato. Oh, ok, esatto. Stavo perdendo di vista Tommy. Almeno gli hanno messo una maglietta che si distingue abbastanza, dai. Infatti. Cristo, levatevi dalle palle. Ma dai, cinese di merda. Bene, non vedo più Tommy. Dove cazzo è andato? Ah, è lì. Ah, io seguo te, amico. Non posso fare una sega a parte correre. Infatti. Ok, per fortuna si è aperta. È aperta, esatto. Ciao. Ah no, fanculo. Continua a mangiare, pezzo di stronzo. Anzi, vabbè, avevi avuto la tua occasione per pranzare. Ci siamo quasi. E quando arriviamo... Questo qua? Ah, ok. È facile a dirsi, vero? Ehi, cazzo, più di così non va questa stronza. Agli asini invece dei cavalli nel motore.
Beh sì, lui... Tu hai Sara, lui ha una revolver, secondo me ce la può fare, dai. Ah, ciao stronzo! Continua a pranzare. Attento che non mi specco. Dai, dai, l'autostrada è lì. Ah, ci inseguono, bene. Ah, sì, li sento. Io più di così non va, ve l'ho già detto. Ah, fanculo, sbucano anche di là. Bene, si è messo a correre. Ne abbiamo minimo, ne abbiamo no, abbiamino, ne abbiamo minimo due dietro. Ci vogliono in pezzi per farlo correre, eh. Chi è che ha un'arma automatica? Ehi, ehi, ci serve aiuto, ti prego. Tranquillo, cazzo. Non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Ah, ok, un soldato. Ok. Papà, c'è tutto. Signore, c'è una ragazzina. Mamma. Sì, sì, sì. Ok, ci serve. Oh, cazzo, sparano anche i sospetti. Sparano anche sui sospetti, non solo sugli infetti, cazzo. Non fare lo stronzo. Vabbè, sì. Oh, Tommy, ti sei reso utile. No, no. Lui mi sembra stia bene. Ah. L'ha colpita? Ok. Quando sei alto 1,40 e ti arriva un proiettile nato in corpo, Il panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini cessati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere il territorio. L'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Oh, bene. Un gruppo che si fa chiamare le Lucine ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Lucine. Aspetta, che cazzo vuol dire? Che li ammazzano. Cioè, sì, ho capito, ma scusami, hanno rivendicato gli attacchi e poi la gente si incazza perché li uccidono. Cioè, hanno rivendicato entrambi gli attacchi, esatto. E poi dopo la gente si incazza che li uccidono. Esatto. Ci siamo persi qualcosa. Tipici americani, insomma. Lascia stare, va là. Estate, ce l'ha scritto. Ah, 20 anni dopo, ok. Ok. Quindi Joel non è giovanissimo. Almeno non come prima. Ha compiuto gli anni, l'abbiamo indovinato. Ah, sì. Sarà sulla 50ina. Sì, oltre la 50ina. Sì. Questa è Sara. No. Boh, no, infatti. No. No, Sara ci ha lasciato la pelle. Un po' ci assomiglia, però. No, no, non è lei, non è lei. Sara è andata. No, non lo so che è morta. Vedi? Noi avevamo la consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con la quella miccia. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. Oh, facile. Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Ma non mi sono segnato qualche punto.
È scappata da uno stupro di albanesi. Esatto. Mi si è addormentata la gamba. Ehi, senti, le due comunque non contano niente, quel che conta è che è rotta da vedere. Quindi gli ha preso il nostro Robert. Sa che gli stiamo addosso. Guarda, mi si è staccata la cuffia. Sveglia, grazie a te. No, non lo è abbastanza. Sotto dove si nasconde? Sì, certo. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito. Ma sì. Esatto. Scusate se avete sentito tipo qualcosa di strano, mi si era staccata la cuffia. Quindi? Boh. Proviamo Robert. Ci restano pochi ore. Meglio sbrigarci. Ah, sì. Non fa andare più veloce di così, sta a questo punto compio gli anni anch'io, facciamo prima. Per lavorare all'esterno. Che schifo. Dell'esterno dovrebbero farsi soldati. Io non farò. Quello che c'è scritto? Seek. Seek the fire. Sembrava una G anche a me. Ok, almeno un po' accelerato. Almeno questo. Qua che stanno facendo? Ok, se trovano un infetto. Oh. Cazzo. Questo? Bene. Modo migliore per farsi aprire la testa. Significa che la gente può uscire. Vabbè, quindi passiamo. Sì. Ok. Quindi non siamo troppo onesti. No, so, vabbè. Non che sia il nostro problema maggiore a questo punto. Non dice che nessuno è onesto, però vabbè. O almeno sono pochi. Bella Madonna! Mamma, esatto. Meno male che potevamo passare, no? Luci! Bene! Cristo! Ah, ok. Mi ha fatto usare un comando che non userò mai. Quindi. Girarsi velocemente non lo userò mai, ve lo dico subito. Via! Alla strada. Avevi dubbi? Okay. Ah sì, lo so fare. Sono già equipaggiato, no? Vabbè. A parte il fatto che ci mette il tempo di un'era geologica a curarsi. Passeremo da fuori. Sti cazzi. Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Lì, libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? Trovare. Qualcun altro lo cerca. Marlene. Chiedeva di lui in giro. Lo cercava. Marlene. Cosa vogliono le luci da Robert?
Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa vuoi dire? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Brava, ragazzo. Stai venendo dai guai. Presto arriverà l'esercito. Ok, ci vediamo. Però a questo punto ho una domanda. L'esercito alle luci spara a vista. Sì. Noi siamo contrabbandieri, quindi in teoria il rapporto potrebbe essere diverso. Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Vedi, cioè non... No, secondo me non c'è tutta questa ostilità, almeno non l'ostilità che mostra l'esercito. Ragazzi, speriamo. Cioè, da loro verso di noi non ho idea, da noi verso di loro diventa impraticabile. Non lo so, adesso vedremo. Intanto non ho ancora preso in mano un'arma io. Joel, aiutami qui. Ah, ok, credevo ti fossi messa a pecora per un'altra cosa. Ok. Tira. Dovevo muovere anche l'analogico. Attenzione. Fuori dove? Stiamo entrando tipo in delle catacombe. Che cazzo è? Si è buttato. Questo posto puzza. Devono fare attenzione. Ma una lampadina? Ah, ok. Luce sì, va bene. Andiamo alla Ah, ok. Quindi qualcosa abbiamo. Non è che dobbiamo trovare tutto sul campo, che sennò era un parto infinito. 1911? 1900, oddio, alla canna accorciata. Una novità, vero? Maschera antigas, zaino, va bene. Chi si chiude da solo lo zaino? Esatto. E R2 quando non stai mirando per... Ah sì, vabbè, in pratica i sistemi di ricarica di questo gioco... ci ho messo tipo un anno a impararli. E che cazzo devo fare? Dove... Ho capito. Ah, ok. Più che altro il problema di questo gioco è il sistema di come conta le munizioni. È una cosa inguardabile, seriamente. Non si capisce un cazzo. Soprattutto, cioè, non tanto per come è fatto in sé, ma per com'è, diciamo, in relazione rispetto a quasi qualsiasi altro gioco di armi. Il sistema di conto delle munizioni. Ho capito cosa cazzo devo fare. In pratica te le segna. Sì. Te le segna in modo completo. Cioè, tu vedi che lì hai 4 colpi. Sì. E se tu ne hai, per dire, 4 nel caricatore e 12 di riserva, te ne segna 16. Punto. Non ti dice quali sono dentro, fuori, quanti ne hai il caricatore. Mamma mia, male, allora. Quindi tu magari dici, vabbè, ho rimasto. Non lo so, magari 10 colpi. Esatto, ho rimasto 10 colpi, poi dopo invece arrivi al momento di ricaricare e sono magicamente 0. Come sempre. Fammi vedere qua in giro cosa c'è. Perché qui questo gioco esplori o ti ritrovi con una mazza in culo. Letteralmente. Bene, ho già perso di vista lei. Ah, ok, qui. Vabbè, è lì che aspetta. Sì, aspetta allora. Facciamola aspettare un altro pochino, sì. Che qua non so cosa c'è. Vabbè, altra uscita. Scale che non si possono andare. Certo, si può se andare. Non camminasse come se avessi il piombo ai piedi sarebbe un po' sì, più esatto. Qui, grazie al cazzo, vabbè, andiamo. Andiamo. Oh, adesso si muove un pelino più velocemente. Dov'è la scala? A me lo chiedi? Qui in zona. Non l'avrei mai detto. Cioè, dovremmo passare in qualche modo. Cristo, non ho idea. Una scala. Tu vedi una scala? Qui c'è qualcosa? No? Ehi, guarda laggiù. Dove? Ah! Vabbè, eccola. Sì. Eccola. Trovata. Guardala qui. Ok. Oh. Tutorial sbloccato. Mi ci pulisco il culo con i tutorial ormai. Lì. Ah, oh. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Abbiamo Vladimir Luxuria in strada. In strada, in squadra, ragazzi. Ottimo stato questo televisore. Ma perché ci. Vabbè, no, niente. Non c'è una sega da nessuna parte. Ah,
Un cassetto. Nulla, perfetto. Utilissimo. Esatto, te lo fa aprire. Qui cosa c'è che sbrilluccica? Piastrina delle luci. Ok. Ok, se sono queste le piastrine non mi interessa. Cioè, le raccolgo ma non sto a guardarle. Giù di qua. E su cosa c'è? Non si può passare, ok. Bene. Sarà meglio per lui che le abbia. Oh. Ha ripresa la mercanzia, sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo serio? Beh, entreremo il mese prossimo. Si spera che avremo le pillole. Cosa? Ah, ok. Ah, beh, effettivamente si vedono. Ah, beh, sì, ok. Chissà di cosa sanno, non lo voglio sapere. No. Vengono da qualche parte. Vengono da qualche parte, minchia, no, sono spawnati. Ah, no, però avrebbe senso che siano spawnati. Esatto, in un gioco. Vengono da qualche parte. Questo che è? Oh, ma che carino. Gli sono cresciuti i cazzi sul tipo sulle spalle. Sì. Ok, c'è una roba. Scusa, questo che è? Ah, i colpevoli sono due. Due colpevoli. Bene. Ok. Quindi la dovremmo spostare perché c'è la porta lì. Sì. Ma sei sicuro che non sia qualcosa di portante? No, perché infatti, a occhio. Ha uno sguardo un po' portante. Esatto. Ma perché io parlo? Sì. Perché? Vabbè. Io non devo parlare. Era preprogrammato. Vabbè, sì, ok, però. Devo smettere di parlare e basta, sì, guarda. Sì. Ma perché ne fu uno scappa? Ah, fanculo! Ok, però è normale. Cioè. Ah, la maschera rotta! Ma che cazzo? Due colpi alla testa, non ha reagito. Boh! Lasciamo perdere, Ho tre proiettili. Facciamo finta che io ne abbia usato uno, prima erano quattro. Esatto. Io non ho trovato quelle munizioni e ho usato un proiettile solo. Madonna che sexy che sei con la maschera antigas, guarda. Siamo passati da qui. Siamo sicuri che è morto? No, non è quello. Ah sì, ha la maschera rotta, c'è un occhio che sbuca. Oh, che bello, qualcuno ha cagato a spruzzo sul muro. Qualche infetto. Qui nulla. Nulla di nulla. Di nulla. Di nulla di nulla di. Oddio, dove dobbiamo andare, mo? Mi salgono i dubbi esistenziali. Qui? Niente. No. Ma proprio per questo mi interessa, perché potremmo trovare roba. Esatto. Il problema è che non c'è una sega di niente. No, fanculo, passa dall'altra parte. Qui! Oh Gesù. C'è qualcuno? Più che altro direi qualcosa. Hai ragione. Oh, che carini che si è. Ti è venuto. Oh, bene, ce n'è uno qui. Che faccio? Ah, ok, si muove. No, no, va là. Ah, beh, ok. Si può fare in modo steltoso. Sì. Oh, bene. Ok, due stronzi su un povero Cristo. Ti direi che noi ci guardiamo sto posto con tranquillità. Quelli stanno impazzendo sulla carcassa di quel cretino, quindi noi li lasciamo mangiare e passiamo. Sì, esatto. Non so se senti bei rumorini che emettono, però... Sì, sì. Cazzo, mi hai fatto cagare! Ma allora sei ritardata, cioè vedi due stronzi lì, ti metti a correre. Com'è che sono debole di cuore? No, non è vero, però Cristo, ti metti a correre così, sul serio. Madonna mia, che ritardata. Cioè, pensavo che non infettata. E anch'io dicevo, adesso mi apro il culo, invece lei. Ma vaffanculo. Oh, proiettili. Ma le munizioni sono rare, evidentemente. Quindi facciamone tesoro. Esatto. Ho un caricatore pieno, una pistola da 6 colpi. Non l'ho mai vista. Anche per gli altri non devi usare 3 colpi alla testa per ucciderli. No, no, ma non è perché le ho preso la testa, secondo me, è perché l'ho preso al corpo e bastava già. Aspetta, eccoli. Io mi arrischio a vedere fin qui che cazzo c'è. Voi state buoni, andiamo via, voilà. Sta tipo cantando a tratti. Sembra Rihanna con la sindrome di Down e la rabbia.
Fateci caso. Altri stronzi qua su? Sì, no. Sono di sotto. Sono di sotto solo. Vabbè, allora sti cazzi. Per attaccare, tipo... Ah, oddio, li possiamo prendere a cazzotti. Che bello. Bello. Oh, fanculo! Dai, dai, adesso ti apro il culo, dai! Vabbè. C'era un motivo che pensavo di premere il quadrato per attaccare. Caga la minchia a qualcun altro, dai, guarda, guarda. Oh, Dai, fanculo. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Ma cagano tipo scorte, perché sarebbe utile. No, non cagano niente, però ho colorato il muro. Torniamo in città. Fa il Banksy. Sì, esatto, con i cadaveri. Ok. Via la torcia. Non durerà. È l'unica cosa che mi piace. Ma guarda, c'è la natura che ha sommerso tutto. Sì. Ah, perché i deodoranti scadono? Su serio? Evidentemente. Io non lo sapevo, giuro. Non anch'io. Boh. Qua c'è roba? No, non fa andare. Seguo te, topa. Di qua. Ok. Altro edificio. Che si fa? Ok, sì, così si salta. Qua, nulla. Vabbè, la recupero io adesso. Fammi guardare un attimo in giro, poi la recupero. Sì, sì, tranquilla. La prendo io. Arrivo. Ok, dovrò ingegnarmi per tornare, esatto, di sopra. Sperando che non c'è nulla. Vabbè, se arriva qualcuno, dai, sei proiettili, se non sono più di due dovrebbero bastare. Esatto. Poi, tenendo conto della mia mira, non so. Vabbè, tu tira su quest'asse. Allora, se lei si rendesse utile e lo prendesse, ecco, esatto, brava. Così mi eviti... cazzo, passamela. Ah, ok. Aspettate che... Va bene. È pesante. E noi... Ah, ok, passiamo da lì. E c'è uno squarcio. Qui... Ah, è da dove siamo entrati, quindi ho già controllato. Qua ho già controllato. Sali, muoviti. Madonna, quest'asse... Non credo non gli credo stiano troppo c'è simpatici i culli pesanti. Vabbè, a questo punto, ragazzi, dov'è che ci stiamo infilando? Vabbè, allora... Andiamo. Aspetta, perché... Sono 40 minuti come episodio, è già... Onesto, eh? Mm-hmm. Cioè, allora, siamo in un punto perfetto per spezzare, perché non siete sulle spine. Guardate che bello, Joel. Perché oltre che non siamo sulle spine, siamo tra un edificio e l'altro, quindi diciamo fa da checkpoint questa zona per noi. Spero che vi sia piaciuto il ritorno di Rapace e noi ci vediamo al prossimo video, perché questo è finito. Bene.